Vigilia tormentata di questo match, partita sentitissima da entrambe le squadre. Tifosi che non hanno voluto far mancare il loro sostegno quest'oggi. È tutto pronto per il calcio d'inizio, per questo match davvero molto intrigante. Un caloroso benvenuto, amici all'ascolto, e grazie per aver scelto anche oggi le frequenze di eSports. Un abbraccio da Piero Gipardo, agli amici a casa, e anche a Daniele Dani che mi assisterà oggi nella telecronaca. Scende in campo lo spettacolo della Serie A Team. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Non so tu, Pier, ma io non vedevo l'ora che arrivasse questa partita. Pure di notte me la son sognata. Ma te pensa cosa può arrivare la passione per il calcio? Formazione di casa che scende in campo con questi 11. Sportiello in porta, difesa composta da Demiral, con Toloi, De Ronni insieme a Pasalic nel mezzo. In attacco Malinowski a fare coppia accanto a Luis Muriel. Occhio al tiro! Conclusione murata, palla ancora viva. Qui se fosse entrato il pallone sarebbe venuto giù lo stadio. Conclusione apprezzabile, ma solo nelle intenzioni. La svirgolata, palla che poi ha preso uno strano effetto ed è terminata lontanissima dalla porta. Diamo un'occhiata alle scelte dell'Inter per questa sfida. In porta c'è Handanovic, difesa composta da Skriniar in coppia con De Vrij, Barella insieme a Brozovic. Seguiamo l'azione, guarda, e c'è la parata e il tuffo di Handanovic. Corner in area, deviazione di testa senza particolari problemi per il portiere. Lui era posizionato bene e non ha avuto nessuna difficoltà a intervenire. Se lo beve. Ha evitato un possibile gol. C'è spazio davanti a sé. 1-0, ecco il gol dei padroni di casa. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio sbarcante da cui è scaturito il gol. A tu per tu col numero 1 avversario è rimasto freddo, ha preso la mira e ha trovato il gol con una conclusione d'interno. Contro che riparte con i nerazzurri che dovranno cercare almeno il pareggio, sono sotto di un gol. Passaggio intercettato. Muriel. Buon movimento di squadra. Ecco Gosens. Il tocco per Skriniar. Barella. Lukaku. C'è spazio davanti. Ferma tutto l'arbitro. Stava andando in porta ma era offside. Pallone perso. Buon pallone filtrante. Buono il tocco per Lukaku. Lukaku! Segna sempre Lukaku!
questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Guarda, non ha lasciato scampo al portiere, lo ha fatto secco con un preciso tocco d'interno. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Romelu Lukaku. Occhio, intervento brutto, vediamo cosa decide l'arbitro. Intervento sanzionato con il cartellino giallo. Ammonizione direi giusta, ci sta. Entra in modo perfetto. Ecco Gosens. Vuole il tocco verticale. Sembravano esserci presupposti interessanti, come non detto. Va in verticale, non male l'idea. Lautaro Martinez. Dumfries. Sbaglia il passaggio e regala il pallone. Protegge bene il pallone. Mele. Pasalic. Ecco De Ron. Provano a salire. Muriel. Occasione per portarsi avanti. Possesso regalato. Possono far male da lì. Occhio a Lukaku. Difende bene il pallone Lukaku qui. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Si allunga il portiere senza grandi problemi. Non era così pericoloso il tiro. Sicuro Pier ha visto partire la palla e ci è arrivato bene. Pasalic. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Azione insistita, buona circolazione di palla. Çalhanoğlu. Lautaro Martinez. Può andare in porta qui. Gol annullato, una chiamata al limite. Ma forse fuori gioco c'era. Sì, anche se protestano dalla panchina, era leggermente oltre l'ultimo difensore. Gara che andrà avanti per altri due minuti. Gran palla per il compagno. Azione che viene interrotta. Parata straordinaria di Handanovic. Come un gol. Tutto solo. Palla in zona pericolosa. Ecco il gol, il suo secondo gol personale quest'oggi. Replay che mostra come il gol sia frutto di un pressing ben portato e efficace. Hanno recuperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione.
Finisce qui la prima frazione, squadre che fanno rientro negli spogliatoi. È iniziata la ripresa, Inter che deve difendere e magari aumentare il vantaggio. Procede senza disturbo. Ottimo intervento in una zona pericolosa. Hanno spazio per andare in contropiede. Sono scoperti dietro, attenzione. Occhio al filtrante di Barella. Decisivo qui il portiere. Nell'uno contro uno ha fermato l'attaccante lanciato a rete. Si parla spesso di parate che valgono come un gol. Questo è uno di quelle. Segna 1-0 per il portiere. La mette in area. Portiere la tiene, conclusione non troppo potente. Era posizionato bene, ha visto partire la palla, non poteva sbagliare. Inter che spinge a caccia del gol, c'è spazio per andare. Occhio a Lautaro da lì. Il gol dell'Inter che si porta dunque a più due sugli avversari. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere a rete. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Mele. Ottimo pallone della tre quarti avversaria. Sfugge al proprio rivale. Portiere che allontana senza problemi. Marcelo Brozovic. C'è spazio per la ripartenza. Lukaku, c'è campo per andare. Può avanzare indisturbato. E c'è il gol! E c'è la tripletta! Che partita! Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Non impeccabile il portiere in questa occasione. Si è fatto infilare lì sul suo palo. Si riparte con l'Inter che ha allungato, 3 adesso il gol di vantaggio. Barella, Çalhanoğlu, ottima posizione qui, che riflesso del portiere che salva la porta. Questa parata vale quanto un gol. Sceglie il tocco corto. Lautaro Martinez. Ecco Skriniar. Tornano in possesso di palla. Hanno spazio per ripartire. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Avanza con il pallone. Se la cavano possono tirare un sospiro di sollievo. Ecco Lukaku, ha spazio davanti a sé,
ha sfoderato una super parata che mantiene il punteggio inalterato. Straordinario in questa circostanza nell'uno contro uno, aveva tutto da perdere, ma come ne è uscito alla grandissima. Sceglie il breve. Lautaro Martinez si oppone al tiro. Percentuali di possesso palla superiori per l'Inter. Pier, non sembrano volersi accontentare, continuano a spingere per fare altri gol, approfittando di una difesa avversaria tutt'altro che impermeabile. Per quanto visto fino... Attenzione, guarda Pier! E c'è la rete che allarga ulteriormente, porta più 4. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. Ne è venuto fuori una conclusione sul primo palo che ha sorpreso il portiere, che forse non se l'aspettava. Un altro gol dunque, e adesso il punteggio è sul 5-1. Mele. Pasalic. Intercetta bene il passaggio. Robin Gosens. Çalhanoğlu. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Barella. Occhio a Lautaro da lì. Interviene e spazza via. C'è un cambio nelle file della formazione di casa. Fuori con il numero 3, Joachim Mele. Dentro con il numero 11, Ademola Lookman. Pesca dalla panchina l'allenatore dell'Inter con questo cambio. Termina qui la partita con il numero 90, Lautaro. Recupera la palla e fa ripartire l'azione. Occhio alla palla gol. E c'è il gol e sta diventando davvero un tiro al bersaglio imbarazzante. Ha battuto il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Pallone interessante. Occhio al rimbalzo. Pericolo sventato. Vediamo come sfruttano il contropiede. Non va la ripartenza. Buono il recupero difensivo. Lautaro Martinez. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Gara che finisce qui, brutta battuta d'arresto per la squadra di casa. Una sconfitta che non ammette repliche, Pier. Hanno perso su tutta la linea. La squadra avversaria si è dimostrata nettamente superiore. È una prestazione che va dimenticata al più presto.